Sabato 19 è una manifestazione importante qui in Piemonte, così come in tutte le altre città e le regioni italiane, per ricordare i diritti, e l'importanza del lavoro e della democrazia. Noi vogliamo con questa iniziativa mettere al centro, appunto al centro di questa iniziativa un richiamo alla politica tutto tondo e al governo della regione che faccia diventare il problema dell'occupazione una emergenza regionale e quindi dedicare iniziative, attenzione, discussioni per tentare di dare una risposta a questi grandi numeri piemontesi, perché si tratta di tante persone, tante donne, tanti uomini, ma che hanno per l'appunto una consistenza rilevante. Diversi luoghi della città, e diversi giorni in cui si susseguiranno una serie di iniziative, in particolar modo quella dei flash mob. Stiamo utilizzando questo strumento in termini così di rappresentando delle crude verità anche in maniera originale, perché per l'appunto le questioni del lavoro e noi sottolineiamo anche le questioni della salute e dell'istruzione diventino un punto che, appunto, che le racchiude tutte, ma al centro, diciamo, dell'attenzione delle forze politiche in Piemonte. Marchionne ha detto che comunque Fiat, il lavoro Fiat rimarrà in Italia, ha parlato anche per quel che riguarda il nostro Piemonte di un rilancio della Bertone dove verrà prodotta una nuova Maserati. La rappresentanza legale rimarrà a Torino, che non significa rimarrà la Fiat. La rappresentanza legale di un'azienda può essere iscritta in un ufficio presso un commercialista, la rappresentanza legale di un'azienda può essere data ad un legale, ad un avvocato. Quindi Marchionne non è chiaro, noi siamo molto delusi di come il governo in primo luogo, ma la politica in generale ha relazione con l'amministratore delegato della Fiat, perché nei fatti lui più parla e più provoca incertezze.